DAZN Talk Serie B, siamo live su YouTube. Buongiorno Davide Marino. Buongiorno Luca, buongiorno. Come stai? Bene, 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 bene. Oggi ospite Oggi abbiamo bello un importante, bello bell'ospite, importante. sì, un giocatore importante di questa categoria ed è importante che questo giocatore sia qui oggi perché Perché compie gli anni. compie gli anni e quindi lo facciamo Incredibile. entrare subito Pietro Ceccaroni. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tanti auguri intanto. Grazie mille. Ciao Grazie. Pietro, auguri. Come lo festeggi? Perché so che è il giorno libero oggi per te, e quindi dai, raccontaci un po' la tua giornata da birthday boy. Diciamo che oggi sono stato un po' viziato, visto che è il giorno libero, mia moglie mi ha preparato la colazione, aperto i regali, e poi stasera faremo una cena con qualche mio amico, qualche mio compagno qui in città, diciamo una cosa abbastanza tranquilla. Il compleanno ridome, perché alla fine con qualche giorno di margine riesci ad avere doppio giro di regali. Esatto. Sempre stato così anche da ragazzino, bambino. Sempre una lotta, devo essere sincero, perché tanti dicono, te ne facciamo uno bello, ma cioè, non vuol dire. Infatti, Comunque, bisogna farne anche se due. sono dato vicino a Natale, comunque sempre due regali, dai, almeno ci provo a chiederli. Eh sì, anche perché alla fine un po' di giorni di mezzo ci sono, dai, Esatto, quindi beh, meglio. Due meno belli non conviene. non conviene, no, 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 no. quello no, è vero. Però poi tanti parenti, soprattutto magari li riesco a vedere solo a Natale, quindi con quella scusa dicono, bene, ne facciamo uno bello, quindi se la cavano un po' così, diciamo. Eh sì, è sempre il destino di chi compie gli anni vicino a Natale, non si scappa. Esatto. E, come sta andando come momento? Avete perso l'ultima, però è un momento, l'ultimo mese in cui si è rivisto un Venezia a ottenere risultati importanti. Sì, diciamo che appunto a parte l'ultima partita a Perugia dove due gol diciamo un po' particolari, secondo me non avevamo fatto neanche una brutta partita a Perugia, stiamo ritrovando sensazioni positive, stiamo facendo secondo me molto bene nell'ultimo mese, anche la prima partita con Mister Vanoli contro la Regina avevamo fatto molto bene, avevamo perso per due episodi veramente banali. E quindi siamo contenti, dai, di esserci un po' ripresi, ma sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo continuare così perché quest'anno la B è veramente complicata. Eh sì. Hai rinnovato in estate? Quanto lo senti un po' il peso, diciamo, delle responsabilità che chiaramente aumentano, non che prima ne avessi poche, No, però. sì, ne parlavo qualche settimana fa con qualche mio compagno un po' più giovane, che comunque quando sei giovane, magari a 20, 20, 20, 22 anni, così non senti queste responsabilità e giochi, diciamo, un po' più tranquillo, non hai, diciamo, un peso di niente, devi pensare solo a giocare. Quando ti ritrovi magari da, in questo caso, magari da vice capitano, comunque da giocatore considerato leader di questa squadra, di questa società, devi sempre magari dimostrare qualcosa in più, cercare di essere sempre da esempio per tutti. Comunque a 27 anni non mi sento ancora vecchio, quindi non è così facile. Però mi piace questa cosa e cercando di imparare e di crescere. In estate, quindi il matrimonio col Venezia e quello anche con Federica. Doppio. Sì, esatto, è stata una bella estate. Abbiamo firmato sia con mia moglie che con Venezia. No, è stata di grandi emozioni, davvero. Beh, il matrimonio è stata una giornata incredibile, è stato tutto come ce lo immaginavamo, ancora meglio forse. Quindi è stato davvero bellissimo. E poi anche questa notizia di aver rinnovato per altri 5 anni con questa maglia è stato veramente motivo di orgoglio. Avevi detto, tornando alle responsabilità di prima, tornando soprattutto alla tua frase sul punto di riferimento per i giovani, avevi detto che in questo era stato, abbiamo nominato Mister Vanoli, sappiamo che ha avuto un'altra figura importantissima come Mister Zanetti, e avevi detto proprio che è stato lui averti dato questo aiuto decisivo a essere un punto di riferimento sia in campo, come possiamo tutti vedere, ma anche fuori. Sì, lui fin dall'inizio mi ha dato subito
veramente grandissima fiducia, grandissima importanza sia appunto all'interno del campo ma anche fuori. Mi ha fatto migliorare molto da questo punto di vista. Mi ha sempre detto che dovevo diventare un leader di questa squadra, che dovevo essere un punto di riferimento per tutti. Niente, non so davvero come poterlo ringraziare per tutto quello che ha fatto per me in 2 anni qui a Venezia, perché mi ha veramente svoltato la carriera. Come ho detto, non solo in campo ma anche nel modo di pensare fuori, è stato veramente una figura importantissima per me. E adesso con Vanoli cosa è cambiato? Perché avete fatto fatica nella prima parte di stagione, adesso col cambio in panchina anche i risultati e le prestazioni sono diverse. Quali sono stati gli elementi su cui ha puntato di più, come ha provato a un po' scuotere questo gruppo? Beh, sicuramente ci ha responsabilizzato un po' tutti, nel senso che quando è arrivato la situazione era critica, nel senso che eravamo nelle ultime posizioni della classifica, i risultati non venivano, quindi ha cercato di dare fiducia a tutti, però entrando a gamba tesa un po' su tutta la squadra, nel senso che il rendimento di tutti non era all'altezza di quello che avevamo dimostrato negli anni precedenti, e quindi ha cercato di dare a tutti nuovi stimoli, nuove, anche diciamo stimolando veramente in maniera decisa un po' tutti, e secondo me questa è stata la chiave per diciamo svegliare un po' tutto l'ambiente, perché penso magari a Johnson, a Cernigoi, a me stesso, che non venivamo da un bel periodo, e comunque Cernigoi e Johnson penso che siano due giocatori per questa categoria veramente, veramente importanti, e si sono caricati le responsabilità che il mister gli ha dato e stanno dimostrando di essere giocatori forti per la categoria e che possono fare la differenza. Quindi questo il mister principalmente ha fatto. Hai nominato Cernigoi e Johnson, due giocatori ormai da un po' di stagioni al Venezia, però tanti ne sono cambiati durante l'estate. Avete anche un gruppo molto internazionale, gli americani ma non solo, tanti giocatori che arrivano anche da paesi stranieri, e soprattutto quest'estate i leader come te dello spogliatoio come hanno ricompattato un gruppo che è cambiato tanto dopo la retrocessione, un po' diverso? Anche quello non è stato facile, forse anche uno dei motivi per cui i risultati non sono venuti da subito, perché credo che le qualità siano veramente importanti. Anche lo stesso poi Ampalo non è partito benissimo, ma penso che sia una cosa normale, un fatto di ambientamento nel campionato, ma ragazza qualità veramente importanti e lo sta dimostrando. E poi ovviamente quando arrivano giocatori da tutto il mondo non è facile fare capire cos'è il campionato di Serie B, perché è molto difficile, molto diverso anche dal campionato di Serie A, quindi non è facile per tutti, l'avamo giocato in pochi questo campionato, e credo che queste siano state le problematiche più importanti all'inizio. Adesso credo che anche come gruppo ci stiamo unendo molto, anche in questo credo che mister Vanoli abbia grossi meriti. Che lingua parlate? Inglese, vabbè, ma dai, tutte quelle che senti la mattina. Stavo per chiederlo io. Tutte quelle che senti la mattina quando entri nello spogliatoio. Il finlandese va molto. Sì. Perché ci sono un po' di ragazzi, poi Ampalu, Mempa, Joronen. Ogni tanto si sente qualcosa, ma non si capisce ovviamente niente. Poi vabbè, l'inglese è quello che va per di più, dai, tanti americani. E poi l'italiano ogni tanto, dai, non fa mai male, cerchiamo di farglielo imparare, anche se ovviamente non è molto facile. No. Hai detto prima, vabbè, abbiamo nominato la retrocessione, volevo sapere, hai, se ne hai, dei cosiddetti, perché tu alla fine hai fatto comunque una stagione positiva, hai dei rimpianti per quell'anno in Serie A che comunque è stato importante nel bene e nel male per te e per il Venezia? Sì, ne ho, perché secondo me potevamo salvarci. Eravamo, secondo me, visto il livello dell'anno scorso,
ce la potevamo fare benissimo. Abbiamo avuto, secondo me, un po' di mancanza di esperienza in certe partite. Mi ricordo, ad esempio, tanti scontri diretti persi all'ultimo secondo, che poi hanno fatto la differenza. Secondo me, con un po' più di esperienza potevamo riuscire a salvarci. E poi ci sono state l'anno scorso 3 partite in fila contro lo Spezia, la Sampdoria e l'Udinese, che intorno a marzo, se non ricordo male, comunque erano al bivio, abbastanza decisive, e non siamo riusciti a fare quel salto di qualità che ci poteva portare alla salvezza. Quelle 3 partite lì sono un po' il mio rimpianto dell'anno scorso, che non ci hanno dato, diciamo, la giusta spinta per poi provare a salvarci nel finale. Ci stanno arrivando un po' di domande in chat e chiaramente vi invitiamo a mandarci tutte le vostre curiosità, così ne parliamo con Pietro. Intanto ti riporto il messaggio di Nicola, e lui, Nicola Giosuè, tifoso del Sassuolo e vive nelle Marche, però si è appassionato proprio al vostro Venezia, a questa corsa salvezza dello scorso campionato, è venuto anche a vedervi in quella partita con l'Udinese, si è appassionato a Zanetti, a te, ai leader del gruppo, e quindi insomma ti leggo volentieri il suo messaggio di questo nuovo tifoso che avete conquistato comunque con lo scorso campionato. E poi una domanda di Giacomo: chi è secondo te il giocatore più forte di questa Serie B? E io ti chiedo anche l'attaccante più forte che hai marcato invece l'anno scorso in Serie A. Allora, secondo me il giocatore più forte di questa Serie B è tolto Aramu, che ovviamente sono troppo legato, quindi non troppo vale. Troppo legato. Dico Torregrossa. Torregrossa. Secondo me. E l'anno scorso a me mi hanno impressionato Osimhen. Dire Leao forse è troppo banale. Quindi io dico Abraham, che magari quest'anno non sta facendo benissimo come l'anno scorso a livello di gol, ma mi aveva impressionato per qualità fisiche, tecniche, di movimento, almeno contro di noi mi aveva veramente impressionato. Hai nominato Aramu, io tra Osimhen, restiamo su Aramu, no? Scherzo, però. su Aramu, che mi faceva ridere, come ti dicevo anche nel pre-collegamento, come fai ad arrivare sempre primo ad abbracciare un tuo compagno che ha appena segnato? Lì perché era talmente tanta la gioia di andare a esultare che appena la palla vedevo che stava entrando facevo uno scatto di magari 50-60 metri per arrivare subito ad abbracciare. Mi prendevano tutti in giro, che in tutte le foto c'ero sempre io lì. Esatto, infatti il commento era sotto qualche foto che appunto tu arrivavi per prima, ma ne abbracci anche diversi, prima Ramu e poi altri, che sei proprio il primo ad arrivare lì a sorridente ad abbracciare. Se avessi segnato sempre io, ma invece esatto. 2-3 gol massimo all'anno. Ma quando ti ha detto Aramu che sarebbe andato via quest'estate, eri un pochino arrabbiato magari, oppure eri semplicemente contento per una nuova avventura che avrebbe potuto fare? Come erano i tuoi sentimenti? Diciamo che sarei stato più contento se fosse andato in Serie A. Vabbè, credo che intanto se lo meriti. Però poi ovviamente ero molto triste perché sapevo di non poter più stare con un grande amico, un grande compagno. Veramente facevamo di tutto insieme. Però comunque ero contento per lui perché secondo me aveva bisogno di nuovi stimoli, di affrontare nuove avventure. Penso che comunque Genova sia una piazza veramente importante, non è la Serie A, ma è una piazza da Serie A, quindi sono contento per lui, sta dimostrando il suo valore, è un giocatore incredibile. Anche tu hai avuto, vabbè, delle voci, diciamo così, di mercato. La cosa che interesserebbe a me, credo anche a chi ci segue da casa, è cosa ti spinge invece a scegliere sempre poi Venezia o appunto per 5 anni, come hai detto tu prima? No, sono stato, devo essere sincero, combattuto quest'estate perché ci sono state qualche interessamento di squadre anche di Serie A, e quindi la tentazione ovviamente c'è stata, non lo nego, però credo che questa società, in primis il presidente, mi ha sempre dato una fiducia
veramente incredibile che nessun'altra società, nessun'altra persona mi avevano dato prima nel calcio. Quindi credo che ci sia anche un po' di riconoscimento per quanto mi è stato dato da tutti in questa società, anche dai tifosi. E quindi sono poi stato contento di essere rimasto qui, di aver rinnovato e di essermi legato a questa squadra. Presente e futuro, quindi Venezia, passato invece lo Spezia. Sei cresciuto lì e un pochettino te l'aspettavi di farlo su quel campo lì, il primo gol in Serie A, proprio contro lo Spezia. A Doveva volte succedere. credo che il destino veramente sia incredibile. Con tutte le squadre è stato proprio lo Spezia, primo gol in Serie A. È stato un momento indimenticabile. Lo sognavo veramente da quando ero piccolo. Farlo contro la squadra della mia città è stato qualcosa di particolare. Infatti, mi ricordo poi che avevo esultato perché comunque era stato il primo gol in Serie A. Non potevo non esultare. Qualcuno si era un po' offeso, giustamente, magari, ma. Purtroppo alle emozioni è difficile comandare, quindi è stato istinto puro, è esultato, ero troppo felice. Che ricordi hai di La Spezia? Ricordi che comunque ancora No, sono sempre, ovviamente. sempre molto belli perché comunque c'è stata la prima partita in Serie B con Mister Bielizza, comunque 2 anni dove ha fatto i playoff, sono state le mie prime esperienze in Serie B, quindi. Tanti bei ricordi, sicuramente ho conosciuto gente che ancora oggi ho un bellissimo rapporto, quindi no, poi giocare per la squadra della tua città è sempre qualcosa di speciale. Tante volte secondo me non vieni considerato, cioè devi sempre fare qualcosa in più, magari ti chiedono sempre qualcosa in più, che non è sempre facile da dimostrare. Però comunque è una bellissima emozione. È una società che ha anche legato intorno a sé tanti spezzini, tanti liguri, tanti giocatori locali. Adesso Vignali è un paio di stagioni che è andato via, Maggiore quest'estate è andato a Salerno, rimane Bastoni, però c'è questa identità forte in quella società. Sì, poi credo che ci sia anche da dare dei meriti al settore giovanile, perché comunque siamo cresciuti tutti insieme nel settore giovanile. Mi ricordo che infatti in quella primavera lì giocavamo io, Bastoni, Vignali, poi c'erano Nura e Sadik, non so se vi ricordate, i due ragazzi della Roma. Sì. Comunque è stata veramente, cioè, secondo me la società ha lavorato veramente bene, poi hanno raccolto i frutti perché Bastoni si sta affermando a grandi livelli in Serie A, che quest'anno sta facendo veramente molto bene. E Maggiore è andato via quest'anno, però anche lui ha sempre fatto molto bene lì alla Spezia. Quindi credo, no, che è stato anche bello perché poi siamo cresciuti insieme, abbiamo giocato in prima squadra insieme, anche quello sono stati dei bei momenti. Non è cresciuto allo Spezia, però ci ha giocato e dice di essere l'unica persona che ti batte a due tocchi. Tommaso Sai di chi stiamo parlando? Augello. È lui. È una bella lotta, sono sincero. Uno dei pochi che mi dà il filo da torcere. No, Sì, no, però. ci ha anche detto di farti parlare di un episodio in mezzo al mare, col mare mosso, su un gommoncino, qualcosa del genere. No, mamma mia. Eh sì, ti tocca. Adesso la racconti e la spieghi anche bene. Cosa è successo? Eravamo in Sardegna, noi siamo andati con le mogli a fare un giro in gommone. Ovviamente avevamo preso sempre un gommone di quelli abbastanza piccoli. E a un certo punto c'era, comunque in Sardegna da un momento all'altro cambiano i venti, le correnti, così, quindi si alza il vento, dico: Tommy, torniamo che non c'è più nessuno in mare. Torniamo e eravamo noi con le mogli in questo gommoncino. Onde giganti, noi che andavamo, c'eravamo solo noi in mezzo al mare, detto secondo me non rientriamo perché continuavamo a imbarcare acqua così, poi per fortuna siamo riusciti a tornare, ma è stata veramente un'esperienza folle. Però andiamo spesso in vacanza e mi trovo benissimo con lui,
Veramente abbiamo fatto un sacco di avventure, ma abbastanza particolari anche. Tra l'altro Tommaso ci sta anche guardando e ci ha mandato un audio che non abbiamo fatto in tempo ad ascoltare perché era poco prima del collegamento e anche noi non sappiamo di cosa si tratta. Lo possiamo far partire. Ciao Mastro, è venuto in mente qualcosa per quanto riguarda Check? Allora prova a chiedergli se si ricorda quella volta in cui quella scena in cui abbiamo rischiato in mezzo al mare. Ah, questo è quello che ha già raccontato. Infatti abbiamo la spia di riferimento. Sì, sì, sì. Cioè, ce l'ha suggerito lui. Sì, sì, sì. Ce l'ha suggerito lui, infatti. Era la stessa storia. Era la stessa. Sì, 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 era quella. Pensavo fosse un'altra sorpresa. Era quella. E, giocate il 26 e ci vuoi spiegare anche a chi ci segue da casa, che è una cosa abbastanza curiosa, come impostate, cioè come sono le vostre vacanze di Natale di fatto? Cioè, che margine c'è per festeggiare? Quindi 24 programma, 25 programma. Io diciamo che sono abbastanza fortunato, nel senso che essendo figlio unico, i miei genitori e alcuni parenti riescono a venire qui da me a Venezia e facciamo una cena, diciamo, abbastanza tranquilla a casa il 24 sera, e il 25 mattina ci alleniamo e poi il 25 sera andiamo in albergo in ritiro. Quindi 25 a pranzo siamo a casa, ma è il giorno prima della partita, quindi non si può sgarrare. Esatto, faremo un pranzo tranquillo e poi andiamo a giocare. Diciamo che dal punto di vista culinario non ci possiamo per andare il 20 giorni di Natale, però alla fine poi abbiamo le vacanze dopo a Capodanno, quindi non ci lamentiamo, dai, a qualcosa dobbiamo rinunciare. Anche potenzialmente il 26 sera ce la fai, dai, giocate alle 3, quindi sì, 26 sera siamo già liberi, recuperi un po', sì. Esatto. Calendario intenso, come abbiamo appena detto. Ne parlavo prima con Luca, sei riuscito a seguire i mondiali? Sì, certo. Sì, per forza. Sì. Chi ti favi? Ma a me sinceramente piaceva la Spagna, di Luis Enrique, mi piaceva anche come gioco, come facevano, anche un mix di giovani e esperti. E poi non mi aspettavo la sorpresa ovviamente del Marocco, come credo in tanti, però alla fine la finale credo sia stata veramente qualcosa di incredibile, è la dimostrazione del talento di due giocatori sovraumani. Che hanno fatto poi la differenza. Da difensore invece, chi ti ha colpito di più? Beh, credo dire Vardiol sia un po', esatto, un po' banale. Ha fatto veramente un mondiale incredibile. E secondo me, che non mi aspettavo, Romero, che anche lì non è, diciamo, abbastanza scontato, però ha fatto veramente un mondiale quasi perfetto. Certo, ad altissimi livelli, cioè si è affermato ancora di più. Il giocatore già prima ovviamente incredibile, ma ha fatto veramente un mondiale a livelli altissimi. Ma le vedevate insieme le partite? Magari con gli americani? Anche lì infatti, ovviamente avendoci tante nazionalità, sempre quando è uscito il Brasile c'è il terzo portiere che è brasiliano, quindi un po' di preso in giro. Poi c'abbiamo un compagno argentino, quindi quando hanno vinto eravamo tutti insieme in pullman che stavamo andando a Perugia, quindi figurati, era il settimo cielo. Sì, no, abbiamo seguito, diciamo, anche insieme le partite. Direi che dai, tra poco ti possiamo salutare, Pietro, e io chiuderei con una frase che hai detto. Tu hai detto che Venezia ti ha cambiato la vita, sia come persona che come calciatore. Vuoi provare a spiegarci perché? Perché sono arrivato che in un momento della mia carriera dove nessuno credeva in me, non avevo fatto un'estate praticamente dove non avevo squadre, lo Spezia non mi voleva tenere. Sono arrivato qua a Venezia per un infortunio di un difensore, come ultima scelta credo del mercato, e
e da lì poi si è rivelata un periodo incredibile che faccio fatica ancora a crederci. Pensare a quel momento di poter raggiungere poi la Serie A sarebbe stata una roba folle. Sono stati 3 anni da veramente da sogno, nonostante la retrocessione dell'anno scorso, ma per me è stato comunque un sogno. Quindi questi anni qua a Venezia non li dimenticherò mai per tutte le cose che ho fatto e che abbiamo fatto insieme. Però speriamo di riuscire a riscrivere un pezzo di storia, perché quelle emozioni sono quando riesci a vincere, a raggiungere obiettivi. Quindi speriamo di riuscire anche quest'anno a raggiungere il nostro obiettivo. Grazie mille, Pietro. Grazie a voi. Facciamo ancora gli auguri. Grazie. Tanti auguri e ci vediamo presto, dai, vai a goderti il tuo giorno libero e il tuo compleanno. Ciao Pietro, tanti auguri grazie ancora. Ciao Pietro, grazie. Ciao a tutti, ciao. Grazie a voi. Bello, dai, bello. Divertente. Sì, sorridente, sì, sì. Bello anche quando ha detto che è stato comunque un sogno. E questa è una cosa che mi ha colpito, nel senso, anch'io ero un po' restio, retrocessione, comunque anno abbastanza triste, nonostante lui avesse fatto anche bene, però mi ha proprio colpito il fatto che lui avesse detto è stato comunque un sogno. Eh sì, perché poi comunque è stata una parabola anche quella del Venezia in A, sembrava potessero salvarsi a un certo punto, tanti e alti comunque bassi. Una storia con quel mercato di gennaio, arriva Nani, cioè è stata comunque una stagione che ha attirato molte persone. Sì, sì, sono quei trasferimenti del quasi non ti ricordi. Esatto, c'è stato anche Nani. Infatti vedi persone come Nicola che ci ha scritto che poi comunque resti attaccato anche alla favola della squadra. Bene, dai, vabbè, ci rivediamo con la Bill 26. Esatto. Perché si gioca tra pochissimo, si gioca lunedì. E buone feste, Dave. Buone feste anche a voi. Soprattutto, anche chiaramente restate sempre connessi qui su YouTube con tutti gli appuntamenti da Zone Talk, ma non solo, ripartirà anche Fantaradar quando riparte la Serie A a inizio gennaio. E ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.